Buonasera, bentrovati a Palla Modiamo, settima puntata, se non mi sbaglio. Sì, settima giornata di campionato, sulle puntate forse ce ne abbiamo una in più. Resta il fatto che si gioca, il campo mancante quest'altro è Catania, perché sembra che il Covid ha girato per le isole. Sardegna lo sappiamo, che Questa tornata volta rossa, 11 adesso partite. 11 partite, però insomma diciamo che 11 su 12, 4 da recuperare, e soprattutto questa di Catania dovrà essere fatta in fretta, perché non tanto per il Catania, che è sicuro che al 99,9% arriverà primo, ma per la Messina, che se la gioca a suon di differenza reti con la Rechi, per chi sarà l'ultimo in classifica, ultimo o penultimo. È una cosa che riguarda da vicino anche il centro, perché chiaramente l'accoppiamento è centro e sud, e quindi per il Deciderà. playout decide chi sarà l'avversario. Che è un conto andare a Messina, è un conto andare a Salerno, anche dal punto di vista economico, a prescindere dall'aspetto tecnico. Per il resto, grandi conferme, giusto? Sì, risultati più o meno quelli che ci aspettavamo, quasi tutti. Ma grandi Abbiamo gol, anche il diciamo. nome della prima squadra che è qualificata ufficialmente in playoff, che è Lazio, è andata a vincere ad Ancona, quindi già sappiamo il nome di una squadra che parteciperà alla post-season dal lato, Certo, diciamo, mentre quello non buono. sappiamo il suo avversario, perché nel sud appunto c'è una grande ammucchiata, cioè le due napoletane, muri antichi, che se la giocano per la seconda posizione. Risultati del girone nord-ovest: Lavagna il Vogliasco vince 15-9, Crociera Stendum battuto in casa da Camogli 19-10, sulla Lanenzano 10-6 nello scontro diretto per la salvezza. A Padova, per quanto riguarda il girone nord-est, vince il Sori 10-9. Risultato di misura anche per il Bologna a Brescia 8-7 e Torino che vince con il Como, in casa del Como 17-9, ma a Torino perché ci sono sempre dei problemi per quanto riguarda la vicina di Como, quindi si è giocato proprio alla Monumentale di Torino. Bene, detto questo, sentiamo il nostro Walter Fasano e poi torniamo noi. Allora, parliamo di pallanuoto col nostro Walter Fasano. Si è giocato quasi in tutte le piscine, non si è giocato a Catania per Covid. E cominciamo dal nord, dove sono state goleate in tutte e tre le partite. Cominciamo dal Bogliasco, che vince 15-9 a Lavagna, anche se sulla federazione il risultato era 9-1, ma insomma. Diciamo che ormai ci siamo anche abituati. Penso che il risultato del plebiscito Padova, che ha giocato alle 12:30 sulla federazione, è uscito in tarda serata. Sì, Però no. forse sono nel fuso orario. No, infatti sì. Al di là di questo, Lavagna-Bogliasco è veramente un derby infuocato, un derby giocato al limite in ogni situazione di gioco, un bel derby. Mi piace subito citare la percentuale sulla superiorità numerica di entrambe le squadre. 7 su 14 per il Lavagno, 11 su 14 per il Bogliasco. C'è stata una brutalità nel terzo tempo di luce, però parliamo di percentuali altissime in una partita giocata veramente ad ottimi livelli. Non era una partita da risultato scontato perché il Lavagna comunque è una squadra che in casa, ma anche fuori casa, si fa sempre rispettare. Ma il Bogliasco, complimenti a Magalotti, veramente un'ottima gara, una vittoria veramente importante su un campo difficile per 9 a 15. La partita è iniziata abbastanza equilibrata per i primi due tempi, si è andata al cambio campo con il più uno del Bogliasco. Poi nel terzo e quarto tempo è uscita la forza della squadra di Magalotti, che con un parziale di 3-5, 2-5 ha messo in cassaforte un risultato, una vittoria importantissima per il proseguo di questo campionato molto avvincente in questo girone ligure. Sicuramente, come abbiamo detto spesso, il Bogliasco ha la fortuna di avere nel proprio roster giocatori di categoria superiori. Quattro reti del Mancino Manzi, giocatore sicuramente di categoria superiori, ma anche queste cinque reti di Puccio, se non erro, 98. Un prospetto molto molto interessante che sta arrivando alla maturità come giocatore. Questo è un giocatore veramente interessante che Magalotti ha la fortuna di avere nella sua squadra. Quindi 9 gol in 2, tra l'altro ecco un 97 e un 98, ragazzi giovani, che trascinano alla vittoria il Bogliasco, che
continua questa lotta con il Camogli. Il Lavagna era partito bene, come detto, trascinato da Prian Lex con 5 reti, però non è riuscito poi, questa brutalità nel terzo tempo ha penalizzato oltremodo la squadra di Martini, che comunque esce a testa alta in un derby, poi al di là della forbice del risultato che forse penalizza un po' la squadra di Martini, ma non bisogna sottovalutare quella che è stata la prestazione. L'altra bella partita è quella della capolista Camogli che vince contro il Crociera 19-10 fuori casa. Crociera che veniva da ottime prestazioni, da ottimi risultati, però cambio campo 10-4, bella tegola per Campanini e i suoi ragazzi che ovviamente poi non sono riusciti a rientrare in gara contro un forte Camogli. Anche qui mi piace citare questo 7 su 10, quindi complimenti agli attacchi di queste squadre che veramente hanno nelle proprie file veri cecchini. Niente, 10-4, cambio campo, poi il terzo e il quarto tempo, 4-4 nel terzo, ancora un 5-2 di parziale del Camogli nel quarto, hanno creato questa forbice di 19-10, 29 gol, 22 espulsioni, anche qui un derby con delle espulsioni, però penso che i cartellini rossi oggi stiano volando con troppa leggerezza, ma detto questo bisogna fare complimenti al Camogli, Cambiaso, 6 reti, tanti gol per questo centroboa che sta veramente trascinando il Camogli, ma è una squadra molto forte come spesso abbiamo detto. Passo passo per il Crociera del mio amico Campanini, che comunque nulla toglie a quello che fino ad oggi è l'ottimo campionato e le ottime prestazioni che stanno fornendo. L'ultima gara di questo girone nord-ovest, Sturla Arezzano vince i Valdi 10-6 col suo Sturla. Vince una partita importantissima e anche qui partita non in ghiaccio a fine a cambio campo, ma 7-1, grandi complimenti allo Sturla che doveva portare a casa questa gara e lo ha fatto con grande merito, entrando in acqua con grande convinzione e grande caparbietà. 7-1 al cambio campo, 3 su 7 in superiorità numerica, 4 reti di Cotella, quindi 2 di Sadovi e 2 di Villa. Lo Sturla doveva vincere e ha vinto. Questa sarà una sfida, una bella sfida fino alla fine tra queste due squadre per evitare la posizione peggiore per i playout. Lorenzano forse ha pagato un pochettino questa grossa veemenza da parte dello Sturla che voleva vincere, come ho detto prima, ha vinto meritatamente. E quindi bisogna guardare avanti nelle prossime partite. Anche qua ci sono stati degli espulsi, dei cartellini rossi, però voglio dire, come ho detto prima, bisogna essere un poco più elastici, specialmente in questo periodo storico. Diciamo che il GUG si è adeguato al governo con le zone Sì, rosse. alla fine sì, perché oggi i rossi volano, ma potremmo aprire un capitolo e non Lo basterebbero. apriremo Lo con calma. Per apriremo, adesso. lo apriremo. Alexano con Ricci 2 reti, 3 su 10 in superiorità numerica in queste partite, anche 3 su 10 diciamo che intorno a quel 30% che tutti gli allenatori a volte dicono va bene lo stesso, ma in queste gare quando cambi campo e sei 7-1, nonostante poi terzo e quarto tempo l'Alezzano l'abbia vinto, però il risultato risulta abbastanza compromesso. Certo, diamo la classifica di questo Nord-Ovest, Camogli 17, Bogliasco 16, Crociera 10, Lavagna 6, Sturla 5, Arenzano 3, Bogliasco e Arenzano hanno una partita da recuperare, credo la prossima settimana, se non vado errato. Classifiche di questi gironi, poi Andiamo parleremo al Nord-Ovest. del caso della settimana. Sì, Iniziamo la Nord-Ovest. classifica nord-ovest, Camogli in testa con 17 punti, Bogliasco 16, Crociera 10, Lavagna 6, Sturla 5, Arenzano 3, Bogliasco Arenzano una partita in meno. Bene, nel nord-est invece il Sori vince a Padova e vedremo il fatto incriminato 9-10. Torino che è tornato a essere il Torino dei tempi belli, che vince 17-9 a Como,
Ma Torino, ma si è giocato, vabbè, ufficialmente si giocava a Como, e poi invece la De Acker, che dopo la sosta è ritornata in grande spolvero, ma un gran bellissimo Brescia, c'è da dire. Sì. La classifica: Bologna in testa con 15 punti, Torino 13, Brescia 12, Sori 9, Como 3, Padova 1. Solo il Torino ha giocato tutte le partite. Sì, e ce ne sono due della De Acker da recuperare, per il resto tutti una. L'aspetto da vedere, noi lo commettiamo in maniera tranquilla, soft, è il gol, non gol, il gol dato al Sori, che poi erano sul 7-5, poteva recuperare, non poteva recuperare, però diciamo che lo vedete adesso, lo vedrete, ma il gol è stato dato dopo che la palla ha toccato i giocatori in panchina e poi è tornata dentro. Quindi penso che sia una cosa unica, e noi ci abbiamo il filmato per voi. E quindi c'è un ricorso. Però che ne sappiamo quando lo esamineranno, se lo esamineranno. Resta il fatto che è una casistica che effettivamente in 43 anni non era mai successo. Cioè i gol sulla linea, quando c'era il giudice di linea, poi è stato tolto, poi c'era solo da uno, poi è stato tolto pure da uno. Però c'è stato qualche caso, ma la palla che tocca della gente fuori campo e va dentro non mi era mai successo. Non so, voglio vedere pure io, ancora non l'ho visto. Staremo a vedere. Allora, passiamo ai risultati dei gironi centro-meridionali. Aspetta. Fasano sul nord-est. Andiamo al nord-est. Con questo antipasto di Padova-Sori, che si è giocata alle 12.30, tutti l'abbiamo saputo, tranne chi ha seguito le dirette, in serata sul sito federale, 9-10. E come ben sai, il legame che ho con Padova mi ha garantito, ahimè, di seguirla in live. E mi sento di dire che il Padova era entrato in acqua con grossa concentrazione, 3-0, pronti via 3-0, sempre in vantaggio. Poi sul 7-5 ho visto e rivisto questo video di un gol fantasma dato al Sori. Complimenti al Sori che non ha mai mollato, c'è da dire questo. Sul 7-5 questo gol ha fatto perdere la testa ai miei cari ragazzi padovani, ai giocatori di Garibaldi, perché hanno perso la testa, espulso Zanovello, espulso Gottardo, Barbato si è innervosito troppo, e poi il Sori è stato bravo a sfruttare il momento importante per dare la stoccata vincente e portare a casa una partita 10-9, che consente prima di tutto al Sori di allontanarsi da quelli che sono i quartieri bassissimi della classifica, ma purtroppo lascia il plebiscito Padova ultimo in classifica un solo punto. E sicuramente penso che arriveranno delle squalifiche, perché poi anche a fine gara c'è stato troppo nervosismo giustificato, questo non lo so, il nervosismo, l'esasperazione a volte ti porta a fare dei gesti inconsueti. Invito tutti a guardare questo video, so che il Padova ha fatto un ricorso, non è possibile che una palla possa entrare dopo aver colpito la traversa e col pallone che termina in braccio ai giocatori che stanno in panchina rispetto al tiro di fronte al giocatore che ha tirato. Però gli arbitri hanno concesso questo gol, complimenti al Sori che porta la partita a casa, plebiscito Padova da rivedere, però ripeto, fino al 7-5, inizio quarto 7-5 di Conte, sembrava che la partita stesse andando per il verso giusto, poi hanno perso la testa, i ragazzi hanno perso la testa, e complimenti al Sori che è rimasto in gara con grande merito e concentrazione, e poi bravo a dare la stoccata a Mincetti. Aspetteremo un pochettino gli esiti di questo ricorso che ha fatto il plebiscito, però fino a quel momento era stata una bella partita di pallanuoto con il Padova che finalmente stava giocando su buoni livelli, 4-9 in superiorità numerica, stava contenendo bene quelle che erano le giocate del Sori, che comunque ha giocato un'ottima partita, e poi tutto è stato vanificato da gesti di nervosismo che bisogna controllare, attenzione, perché bisogna controllare, bisogna sempre rimanere in partita. Però sai, in questo periodo storico, questa esasperazione, questa frustrazione che stiamo vivendo in tutti i settori, se ci mettiamo un gol fantasma, ripeto, poi il video che ho visto è veramente imbarazzante, diventa tutto molto difficile. Da citare questo Via Cava, che 6 marcature, 3 rigori,
veramente tanta roba per De Ferrari in questo momento del campionato. Voglio fare di nuovo i complimenti al Soli perché sta giocando un ottimo campionato. Padova da rivedere, Rolla 3 reti, Savio 2 reti, Conti 2 reti, forse però ci sono anche tanti espulsi, troppo nervosismo, speriamo che questa squadra possa ritrovare la concentrazione e soprattutto la voglia di giocare, perché la voglia di giocare, la mentalità fa la differenza. Torino che è tornato, il Torino che conosciamo dagli anni passati, 17-9 vittoria a Como e spinto dalle 7 reti di Novara. Il Torino che conosciamo, come hai detto, il Torino che chiudeva le partite nei primi 2 tempi, il Torino che andava sempre abbondantemente in doppia cifra, cambio campo 12-5, grandissima prestazione per Aversa, i suoi 5 su 11 in superiorità numerica, il 2 su 4 del Como, uomini in meno, ecco anche grande difesa da parte del Torino, partita abbondantemente in ghiaccio nel fine secondo tempo, 7 reti di Novara, 4 di Colombo, giocatori importanti per questa categoria, ma in passato avevamo detto che i risultati del Torino erano strani rispetto a quello che è la forza del roster di Aversa e oggi hanno dimostrato, la vittima è stata il Como di Zimonic che è lì sotto con il Padova a lottare per la posizione migliore per i playout. Se non erro, la prossima è Como Padova. E sarà una partita fondamentale per Zimonic che deve ritrovare un po' di concentrazione, un po' di serenità per la sua squadra. Certo, 17 gol in casa sono tanti, però quando si legge la formazione del Torino, vedi il bicchiere mezzo pieno, ci può anche stare. Quindi partita da andare a mettere subito in archivio e pensare alla prossima gara. Il Torino penso che fino a fine campionato ce ne farà vedere delle belle. Certo, siamo a 2 partite dal termine della regular season, come si dice. E Tre intanto partite. Bologna e Brescia con la De Acker di Amauris che vince 8-7 nel finale e grande prestazione, comunque conferma di questo Brescia. Eh sì, un grande Perez che a ritmo di salsa e merengue. Al di là della battuta, questo De Acker Perez veramente ha forgiato un gruppo importante di giocatori importanti per questa categoria, non semplice di amalgamare subito al primo anno, però ci è riuscito alla grande, sta facendo un ottimo campionato e vince su un campo del Brescia, il Brescia che avevamo elogiato nelle ultime partite di campionato. Il caro amico Aldo Fussarello sta giocando un grande campionato con i suoi giovani e anche questa è una grande prestazione contro una squadra sicuramente di caratura superiore a quello che è il suo gruppo di giovani importantissimi e forti che sta facendo un buon campionato. 1-3 primo tempo, questo parziale ha inciso molto sulla gara, il Brescia ha cercato di rientrare in gara, è stato sempre sulla scia degli avversari, però poi fondamentalmente la squadra di Perez ha le capacità di gestire la gara, ha le capacità di portare a casa il risultato e ci è riuscito, una vittoria importante. Penso che in questo momento del campionato il Bologna, passando tutti gli scongiuri del caso, difficilmente può perdere la prima posizione in classifica. 6 su 11 in superiorità numerica, anche questa partita tanta roba la superiorità numerica, mentre 2 su 10 per il Brescia, ecco qualche gol in più, chissà, forse avrebbe consentito al Brescia di di riagganciare durante la gara una De Acchere che è volata via, trascinata dall'intramontabile Marco Trocciola, lo voglio citare, classe 77, doppietta per Marco Trocciola. Giocatore che come tanti in questa categoria, nonostante l'età, si fanno sempre rispettare. 2 reti per Baldinelli, mentre da segnalare la tripletta di Tortelli, ecco, un giocatore importante anche per il Brescia, doppietta per Giannazzi. Complimenti ad entrambe le squadre, complimenti ad entrambi i coach e spero che il Brescia, ecco, non perdi quello che può essere la visione di quello che può essere l'obiettivo importante dei playoff. Bene, in questo girone soprattutto diamo la classifica che è quello che c'ha più partite da recuperare. De Acker Bologna 15, due gare da recuperare. Torino 13,
le ha giocate tutte e 7, Brescia 12, ne manca una, così come Assori che ha 5 punti, Como che ha 3 e Padova che ha 1 punto. Tutte queste 4 squadre hanno da recuperare una gara. In questi tempi che ci sono, per il girone nord-est siamo a posto. Ma forse il Sori però ha qualche punto in più, non è a 5, ne? Dovrebbe essere a 8 se non Forse erro. 8 ho scritto Vabbè, male io, sì, vabbè, ma comunque la comunque. differenza è quella, cioè, tranne Como e Sì. Padova e sopra No, si è Torino. staccato dal Como e dal Padova il Sori, Torino e invece è Brescia, 5-3-1. sì, probabilmente ho copiato quello prima, vabbè, comunque. Marco, non si giocava da un mese e mezzo ed è arrivata una vittoria soltanto nel finale. Sì, una vittoria importantissima, sono 3 punti che valgono doppio questi. Noi eravamo fiduciosi, l'abbiamo preparata bene, anche se non abbiamo giocato un mese e mezzo, siamo comunque rimasti sempre sul pezzo grazie agli allenamenti di Amauris e siamo contentissimi. Sei il giocatore più grande all'interno della squadra e oggi sei stato determinante. Hai fatto pesare la tua esperienza? Ma guarda, io innanzitutto ti ripeto, sono contento per i 3 punti. Poi io dall'inizio dell'anno che dico che il mio compito quest'anno era quello di farmi trovare pronto qualora ce ne fosse il bisogno. Oggi è andata bene, speriamo che in futuro sarà lo stesso, ma ti ripeto, sono contento per la squadra e per i 3 punti. In settimana avete provato tanto la difesa zona. Si può dire che oggi abbia funzionato? Sì, ha funzionato, però come al solito ci sono sempre dei momenti in cui abbiamo un piccolo blackout e prendiamo un paio di gol, secondo me abbiamo regalato un paio di gol proprio sulla zona dove, perché ci siamo mossi male, però in definitiva diciamo che giocare 4 tempi in zona M non è facile, quindi diciamo che la prendiamo per buona, anche se c'è da pulire ancora qualcosa. Grazie Walter, passiamo quindi al girone centro che ha visto il successo dell'Arvaglia 12-10 nei confronti del Civitavecchia, Lazio ha vinto 10-6 ad Ancona e il Visnova ha battuto 13-10 il Tuscolano. Classifica, come detto, Lazio a punteggio pieno con 21 punti, quindi già qualificato ai playoff, Visnova 12, Ancona e Arvaglia 10, Tuscolano 6, chiude il Civitavecchia con 3 punti. Che dire? Situazione abbastanza delineata per il primo posto, un po' ingarbugliata per l'ultimo, anche se ormai la lotta è ristretta tra Tuscolano e Civitavecchia, quindi sarà da vedere quello che succederà nell'ultimo confronto diretto. Per il resto mi sembra che Visnova sia leggermente avvantaggiato, oltre che dei punti anche nella qualità di squadra. Eh sì, andiamo quindi a sentire Walter Fasano che magari ci dà anche qualche piccolo pronostico in vista del secondo posto di questo girone. Girone centro, andiamo a capire che succede. Abbiamo a 21 punti a punteggio pieno delle 7 partite. Abbiamo Lazio, poi c'è il Visnova a 12, Arvaglia e Ancona a 10, Tuscolano 6, Civitavecchia 3. Vediamo i risultati. Roma 2007, Arvaglia, Civitavecchia 12-10. Vittoria per la Roma 2007 che si allontana dal Tuscolano e dal Civitavecchia, la squadra di Letizia doveva vincere e ci è riuscita. Una bella partita, un bel derby giocato gol a gol, 7 su 12 in superiorità numerica, 5 su 15 per il Civitavecchia, 27 espulsioni, 4 rigori, anche qui dei cartellini rossi per i due tecnici. 5 reti di Cecchini per Civitavecchia e invece triplette per Pagliarini e Civitavecchia, Parisi, il partenopeo Parisi che sta facendo veramente un ottimo campionato questo 2000, Roma 2007, Gianni 3 reti, Fiorillo e Re con doppietta. Bella partita, 3 a 4 primo tempo, 3 a 3 nel secondo tempo, grande equilibrio, gol, 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 poi alla fine questo 3 a 1 di parziale della Roma 2007 ha consentito ai ragazzi di Letizia di portare 3 punti a casa importantissimi. E di proiettarsi su quello che può essere l'ultimo treno buono alla conquista di questo secondo posto, perché come sappiamo in questo girone si gioca ormai per il secondo posto e sarà un bel rush finale. Sicuramente la Roma 2007 esce da questa partita con una buona convinzione e invece il Civitavecchia rimane fanalino di coda. Un po' di nervosismo durante la gara, però voglio dire, quest'anno solo derby, i derby ci hanno sempre insegnato che possono offrire sorprese durante qualsiasi secondo purtroppo del match. Poi capirai perché dico purtroppo. Non E so. quindi
La Roma e Civitavecchia rimane dietro e continuerà questa corsa con il Tuscolano per evitare l'ultima posizione nella regular season. Visto, facciamo una piccola parentesi, visto che tu sei nel girone sud, secondo te la quinta del sud chi potrà essere? Questa è una bella domanda. La quinta del sud, che a questo punto potrebbe anche verificarsi un discorso di differenza reti, è molto difficile da individuare perché con una partita che è stata rinviata Catania-Messina, in questo momento non riesco proprio a farti un pronostico, sinceramente. Vabbè, ma adesso vado nel particolare, tra Salerno e Messina, chi è più forte? Io sono di Salerno, quindi... Vabbè, lo so. No, sicuramente sono due squadre che hanno buoni valori in acqua, spero che il Salerno possa spuntarla per una migliore posizione in classifica dei playout, insomma. E non ce ne voglia il nostro amico Naccari. Ma assolutamente, Naccari è un amico, è solo una questione di città. Certo. Ancona Anzio, con l'Anzio che conquista direttamente il pass per i playoff, la prima squadra di tutto il campionato, 6-10. Beh sì, semmai ci fosse stato il bisogno, perché questa squadra, come abbiamo spesso detto, è veramente una corazzata. Vince contro un Ancona ad Ancona, io ho sempre fatto i complimenti a Pace perché l'Ancona gioca un'ottima pallanuoto ed è un bel gruppo, e vincere ad Ancona non è mai semplice. Ci riesce con gran merito l'Anzio, 2-3, 1-3, 6-3 a cambio campo, poi 1-2 di parziale nel terzo tempo, quindi allunga ulteriormente la squadra di Tofani, che poi gestisce quella che è stata la parte finale della gara, 0 su 7 in superiorità numerica per l'Ancona. Ecco, questo è un dettaglio che sicuramente sul cui l'Ancona lavorerà, e Pace già da oggi, secondo me, inizierà a capire quali sono stati quelli gli errori che non hanno consentito all'Ancona di rimanere in partita. Però, come ti ho detto prima, di fronte parliamo di una squadra dove Giorgetti fa una doppietta, La Penna fa una doppietta, 2 su 7 in superiorità numerica, quindi penso che possa ritenersi soddisfatto comunque Pace. Dopo il 3-3, un parziale di 5-0 che ha portato a 3-8 l'Anzio, a pressoché chiuso la gara, però ci ha provato l'Ancona, e quindi complimenti. La sfida è la corsa per il secondo posto con il Visnova, e bisogna stare concentrati sul pezzo e guardare avanti. L'Anzio, come hai detto, già è classificata prima, aspetterà la seconda del girone 4, quindi mi auguro di incrociare Tofani a giugno e di salutarlo prima di una partita, e staremo a vedere come arriverà questa squadra, sicuramente la candidata più forte per fare il salto di categoria. Visnova Tuscolano, l'ennesimo derby, 13-10, con Visnova che si conferma in seconda posizione con 2 punti di vantaggio. Era partito bene il Tuscolano, primo tempo subito erano andati 3-0, poi 3-2 del Visnova a fine tempo, poi questo parziale di 6-1 da parte degli uomini di Calcaterra ha segnato quello che è stata la gara. Sai, un parziale di 6-1, si va al cambio campo 9-4, la partita va solo gestita, e la Visnova l'ha fatta alla grande, ha gestito l'incontro 2-3, 3-3 nell'ultimo parziale, e porta a casa 3 punti che dovevano scappare per la squadra di Calcaterra, e così è stato. Tripletta per Calcaterra Junior, Navarra 3 reti, Padovano e Ezzo Salernitano con 2 reti, quindi ecco, tanti giovani in acqua come spesso abbiamo detto per Calcaterra. Tuscolano, complimenti a questa squadra, una squadra coriacea che non molla mai, era partita alla grande 0-3, poi ovviamente sono usciti i valori in acqua del Visnova, e questo secondo tempo ha pagato dazio il Tuscolano, non riuscendo più a entrare in partita. Rioli 3 reti, Graziosi 2 reti. Superiorità numerica 3 su 8 per il Visnova, discreta, e 1 su 4 su Tuscolano. Ecco, questo è stato uno di quei derby
un po' più tranquilli di questa giornata. Però 12-10 alla fine, quindi è riuscito, 13-10 è riuscito a colmare un po' il gap il Tuscolano verso fine gara. Andiamo al sud perché c'è stato il successo nella partita forse più importante della giornata per la Canotta di Napoli, 6-5 nei confronti dei Pontantichi. Arechi battuta in casa a Salerno, vince la Quagliara per 17, poi come detto rinviata a Catania contro Unime. Classifica: Catania con 18 punti, a Quagliara 13, Napoli 12, Pontantichi 10, Arechi, Unime chiudono con 2. Ovviamente rossazzurri e anche i messinesi devono recuperare la partita che è stata rinviata sabato scorso. Bene. Canottieri che vince nonostante uno 0-0 nel terzo tempo, ma sentiamo... Nonostante stesse vincendo 5-1, poi si è fatto riprendere 5-5. Diciamo che stava lì lì. Comunque, Fasano è diretto interessato perché è vice allenatore dell'Acqua Chiara. Chi meglio di lui ci può dare l'aspetto tecnico di questo girone? Andiamo quindi a sud, dove c'è stato Catania che non ha giocato con Messina per problemi di Covid e... Intanto la Canottieri Napoli fa sua la partita contro i Muri Antichi, 6-5. Ottima vittoria per Enzo Massa e i suoi ragazzi in una partita di vertice, diciamo, perché ecco in questo gruppo che insegue il Nuoto Catania, dove sono inserite ecco, Canottieri, Catania e l'Acqua Chiara, vince uno scontro diretto importantissimo, orfana del suo straniero la Canottieri, alle prese con un infortunio, porta a casa 3 punti importantissimi, 3-1 nel primo tempo, poi c'è stato il ritorno da parte dei Muri Antichi che si è portato fino al pareggio 5-5, 0-0 in un tempo, e poi la rete di Cerchiara nell'ultimo tempo ha consentito agli uomini di Enzo Massa di riportarsi, di superare i Muri Antichi in classifica. La classifica è veramente molto molto entusiasmante del girone sud. 3 reti di Borrelli, io ho fatto troppi complimenti, quando ci incontriamo sorridiamo perché ormai non ho più complimenti da fare a questo centroboa che non c'entra nulla con la Serie A2, che ha trascinato la squadra di Enzo Massa, che con questa vittoria adesso sicuramente la prossima, se non erro, incontrerà la Reghi in casa, e quindi si presenta a questo rush finale con le carte in regola per puntare al secondo posto. I Muri Antichi, dopo il pareggio in casa con l'Acqua Chiara e la sconfitta con il Nuoto Catania nel derby, ecco, giocava quest'altra partita fuori casa in un campo difficile come quello della Scandone, e l'ultimo tempo gli atleti di Scorza non sono riusciti a riagguantare il pareggio dopo la rete di Cerchiara, quindi escono con una sconfitta. Sicuramente il campionato, mancano 3 partite e i Muri Antichi dovranno affrontare Arechi, Messina e poi l'ultima in casa qui, l'ultima a Napoli con l'Acqua Chiara, quindi è un bel rush finale. 2 squadre, complimenti ad entrambi gli allenatori, ottima fase difensiva, 3 su 8 per la Canottieri sull'uomo in più, 1 su 5 per i Muri Antichi, una partita mi sento di dire anche molto corretta, si è giocata una bella palla a nuoto, e quindi complimenti ad entrambe le squadre e a tutti i giocatori in acqua. Andiamo alla partita che ti riguarda da vicino, la vittoria della tua Acqua Chiara a Salerno, 13-7. Sì, l'Acqua Chiara di Mauro Cillo, che ha ripreso a giocare come prima del Covid, perché mi sento di dire che è stata la migliore prestazione dell'Acqua Chiara in questo campionato. Mauro Chiello ha preparato minuziosamente quelle che sono state tutte le caratteristiche e le situazioni che si sono presentate nella gara, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno giocato una gara al limite, non hanno perso mai la testa, anche quando la Reghi in un momento importante della gara si era riportato sotto sul 7-5, e l'Acqua Chiara è rimasta concentrata e riuscendo a sfruttare quelle che sono state le situazioni che si sono create in attacco. Finalmente il giapponese Araki con 2 bei gol dal centro è entrato a tabellino, e quindi forse mi sento di dire che la forbice è un po' troppo ampia, questo 7-13, perché la Reghi ha giocato una buona partita, cercando di rimanere in scia, 6-3 a cambio campo, poi come ti ho detto fino al 7-5 la squadra di Silipo ha cercato di tornare in gara con una buona fase difensiva, con grande attenzione in attacco,
E poi è uscito il miglior valore dell'Acqua Chiara, che sta passando un ottimo momento fisico e un ottimo momento di gioco, e quindi tre punti importanti in classifica che consentono alle ragazze di Occhiello di rimanere secondi in classifica. Settimana prossima l'Acqua Chiara andrà a Catania con il nuoto, fra due settimane con il nuoto Catania, a giocarsi quel classico jolly contro la squadra che sta dominando il campionato. Un po' di nervosismo durante la gara per qualche ragazzo della Reichi, espulsi qualche giocatore per protesta, però mi sento di dire che è stata una partita corretta. Ovviamente un po' di nervosismo può capitare quando il peso di tre punti si fanno sentire. La Reichi, che come sappiamo è fanalino di coda insieme al Messina a due punti, e come ti ho detto prima, a quanto pare si potrebbe prospettare un discorso di differenza reti durante la gara, nel momento importante, quando poi prendi un gol dal centro a uomini pari, qualcuno ha perso un po' la testa. Però secondo me questa squadra ha la forza di poter continuare a migliorare la propria classifica, oppure quantomeno, ecco, di rimanere in gara fino alla fine, perché un gol potrebbe fare la differenza. Due reti per Buonocore, due reti per Ragosta, due reti per Giannicelli e Pietro. E Buonocore purtroppo a 5 secondi dalla fine ha preso una brutalità che peserà sull'economia di questa squadra per le prossime due partite, che la vedranno impegnata soprattutto a Napoli con la Canottieri, poi a Catania con i Muri Antichi. 4 su 8 per la Reghi in superiorità numerica, 3 su 9 per l'Acqua Chiara, ottima prova anche del portiere Manuel Rossa, triplette per Tozzi e Briganti, due giocatori importanti per l'Acqua Chiara che finalmente hanno ripreso condizione fisica e giusta mentalità e giusto atteggiamento durante la gara. Mauro, due reti, come abbiamo detto, tanti giocatori con una doppietta da parte della Reghi, e quindi tre punti importanti per l'Acqua Chiara. E Arechi, che mi auguro, come ti ho detto, possa riprendere il cammino già dalla prossima partita a Napoli con la Canottieri, su un campo difficilissimo contro una squadra che lotta per il secondo posto. Bene, anche qui diamo la classifica: Catania 18, Acqua Chiara Napoli 13, Canottieri Napoli 12, Muri Antichi 10, poi c'è Salerno e Messina 2, con Messina e Catania che hanno una partita in meno. Quindi, se posso aprire e chiudere una parentesi su questa classifica, in questo momento del campionato, a 3 giornate dalla fine, bisogna recuperare velocemente le partite rinviate, perché in questo momento con 2 squadre a 2 punti e con pareggio, e quindi si andrà a vedere la classifica in base alla differenza reti, non si può portare una partita da destinarsi, ma bisogna recuperarla in tempi brevi, perché ovviamente, come ti ho detto prima, un gol può viene recuperato i primi di maggio, perché normalmente accade così, che si recupera dopo l'altra giornata di campionato. Quindi bisogna capire anche poi, ecco, se si devono negativizzare i ragazzi che purtroppo non hanno potuto giocare, non hanno fatto giocare la partita per causa COVID. Questo si gioca dopo, però staremo a vedere. Della palla a nuoto non ci stupiamo di niente. Infatti abbiamo visto che ci sono state delle foto anche di allenatori, cioè Duspida, che dovrebbe avere un incarico a livello di federazione, che proprio anche sta anche nel GUG, quindi poi non si capisce bene a che termine, a che titolo, come sta, come non sta. Comunque resta il fatto che c'è sempre confusione nei ruoli. Guarda, io poi ti invito a vedere il gol fantasma che ha subito il Padova, perché ecco, non finiremo mai di scoprirci. Se hai il filmato, se me lo mandi, vediamo di... Sicuramente, 100%. Ok, ti ringrazio, alla prossima. Grazie a te, alla prossima. Eccoci, passiamo al prossimo turno dei vari gironi. Partiamo da, per esempio, giochino nord-ovest: Vogliasco contro Crociera, Sturla contro Lavagna e Arenzano contro Camogli. Io direi Sturla-Lavagna, sì, perché sì, vediamo se lo Sturla si è ripreso bene, soprattutto se Lavagna ha voglia di tentare questa caccia al terzo posto. Poi a nord-est ce ne sono ben 4 di partite, perché sabato si recupera Sodi contro Brescia,
Poi il 24 si giocheranno Bologna-Sori, Brescia-Torino e Como-Padova. Qua ho già capito qual è la partita migliore di questa. Brescia-Torino, si decide chi arriva secondo. Poi al centro Cireca contro Visnova, con Arvaglia e Anzio Tuscolano. E qui a Conarvaglia chi vince, Conarvaglia, spera... chi vince può prendere una tu per il secondo posto, si può sperare, diciamo. Vediamo con il sud, Catania contro Acquachiara, Napoli contro Arechi, Muri Antichi, Unime, anche qui c'è una gara che spicca, perché Catania-Acquachiara, certo, Catania può chiudere i giochi, e l'Acquachiara pure, quasi quasi, visto che... ha già superato lo sconto diretto con la Canottieri, quindi andrebbe eventualmente, no, rimarrebbe sempre più uno, però avrebbe già superato lo scoglio Catania. Certo. Poker di questa settimana, partiamo con il Nord Ovest, Giorgio Cotella, secondo me per lo Sturla, il giocatore che si è più messo in mostra, il Mancino ha fatto 4 gol importanti contro l'Arenzano a questo sconto diretto per evitare l'ultimo posto, ha fatto un ex Lavagna, ci vediamo anche qualche anno fa, e lui ci ha fatto 4 gol anche a Lavagna, quindi anche da ex ha fatto queste reti. Ha rispettato la regola del 4. Poi nel successo di misura del Bologna a Brescia, ha spiccato Alessandro Baldinelli per quanto riguarda il giocatore nord-est, 2 gol e poi presenza costante nei vari gol realizzati dalla squadra di Amauris Perez, che anche un atteggiamento difensivo molto buono, è riuscito a vincere questa partita, ha bloccato Gianazza, ha bloccato alcune fonti di gioco per quanto riguarda la formazione lombarda. Per Alde Hager sì. Abbiamo l'intervista che poi sentiremo di del vecchietto, del giocatore, il marcatore del gol della formazione bolognese, sì. Che diciamo è più o meno coetaneo, cioè con 5 anni in meno di Amauris, però ha dato il suo contributo in questa grande partita, dove invece nello stesso girone troviamo i 7 gol di Novara. Sì, anche questa volta ha fatto tantissimi gol nel match contro il Como, già nelle prime fasi dell'incontro, perché non li ha fatti all'ultimo, magari può accadere per il bomber che vuole cercare di trovare il successo, anche di rimpinguare quella che è il suo bottino in classifica marcatori, ma anche per cercare di sbloccare la situazione contro un Como che è partito in maniera sparagnina. Per quanto riguarda il centro... Aspetta, sì. Diamo il nome del goleador. Trocciola, Marco Trocciola. Sì, situazione di uomo in più, palla che gira da sinistra, lui ha tirato e ha fatto il portiere Massenza del Brescia Water Polo. Per quanto riguarda il centro, Roberto Tofani, credo che l'Anzio meriti la scena in questa situazione, qualificazione portata a termine, 3 giornate dal termine, tutte vittorie per l'Anzio, squadra che adesso non deve assolutamente abbassare i suoi ritmi di lavoro, ma già preparare quello che saranno i playoff. Che è sempre più difficile, sì. Visto che sono a giugno. quindi mantenere la concentrazione. Cambiare la classe atletica. Un altro gol decisivo, così come quello diciamo prima di Trocciola per il De Acker Bologna, l'ha fatto anche Daniele Cerchiara per quanto riguarda la Canottieri di Napoli. Diciamo una partita particolare, avanti 5-1 la squadra di Massa, poi il recupero degli ospiti 5-5, Daniele Cerchiara anch'esso propositivo soprattutto nell'ultimo tempo, ha trovato quindi il gol della vittoria, lui che giocatore calabrese, nativo di Cosenza, ci vorrebbe un po' più di Calabria nella pallanuoto italiana, è stato anche campione d'Italia Under 20 proprio con la Canottieri di Napoli, quindi certo. Va lui il merito per quanto riguarda il girone sud. Bene, ci manca di parlare di A1, allora approfitto che ci resta parentesi solone, vorrei ringraziare il presidente De Marco della Metanopoli che ci ha mandato, ovviamente un po' in ritardo, ma c'era il Covid, un po' dell'abbigliamento della squadra, quindi vedete io indosso la felpa loro proprio per ringraziarlo pubblicamente, ci ha mandato anche altra roba, ma soprattutto il Metanopoli che non era messo un granché bene è riuscito a vincere a Roma con la Lazio. E quindi si è tirato un po' su. Ma di questo ne parliamo con il nostro Gianluca Lea. Allora, l'angolo della Serie 1, sempre con Gianluca Leo che ci dà i ragguagli, le dritte. E quello che è successo su, diciamo, per lo scudetto, poi lo vedremo, ma la cosa più importante è stata questa vittoria del Metanopoli a Roma con la Lazio. Ciao Pietro, intanto buon pomeriggio. Sì, è stata una vittoria importante, importantissima in ottica salvezza.
è una vittoria che sicuramente dà morale alla formazione di San Donato Milanese, dopo un pochino quello che era accaduto la partita sempre con l'altra squadra laziale capitolina, con la Roma. Adesso c'è stata questa bella vittoria di due reti contro la Lazio ancora a zero punti. Questo mi fa un po' strano, ti dico, perché al di là di tutti i cambiamenti, di tutti i ridimensionamenti che ci sono sempre in casa laziale, però è una squadra che della quale io non mi fido mai, perché poi in senso positivo ovviamente poi ti fa sempre il risultato. E ancora zero punti, è vero che diverse partite non sono state giocate, però per il Metanopoli è importante, ha smosso la classifica, ha riagganciato la Florentia, e quindi è una vittoria che vale doppio contro poi una direttissima concorrente per la salvezza. Certo, ricordiamo che qui si gioca per la pur salvezza, c'è una retrocessione da affrontare per tutti, ed è il vero campionato, perché è quello che si gioca più a lungo. Sì, esattamente, c'è soltanto una retrocessione, perché si gioca a 13 squadre, e per cui l'ultima di questo girone di play-out retrocederà automaticamente in A2, dove invece saliranno due squadre, poi in base ovviamente ai play-off che ricomporranno le originarie 14, ricordiamo l'assenza e il forfait della Sport Management di quest'anno. Tornando sul Metanopoli, una vittoria comunque netta, la squadra di Fabio di Gambacorta era addirittura andata sul più 4, poi c'è stato l'accorcio della Lazio a due lunghezze, però comunque una partita dominata sicuramente nella seconda parte di gara e poi condotta in porto fino alla fine negli ultimi 8 minuti. Quindi qui abbiamo la Lazio a 0, Metanopoli a 3, Florentia a 3. Sì, esatto, ci sono Metanopoli e Florentia a 3, la Lazio a 0, poi c'è la Roma a 6 e il quinto che è a 9. Io ti dico, secondo me il quinto è un caso anomalo, perché sì, poteva stare tranquillamente dall'altro lato, in uno dei due gironi di Elite. Quindi, vabbè, per il quinto problemi non ce ne saranno. Invece, ti devo dire, la Roma, nonostante i 6 punti, io comunque la vedo coinvolta nella lotta per la salvezza sicuramente. Cioè, solo il quinto, secondo me, è una squadra che non sarà certamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Tutte le altre invece discorso apertissimo. Mi sembra che tutto si deciderà nuovamente al Foro Italico con Roma, con la Roma che ospiterà il Metanopoli. Assolutamente sì, ma poi ci saranno ovviamente anche le partite di ritorno, quindi diciamo fare previsioni è difficile. La Florentia, che sembrava la squadra diciamo cuscinetto, invece ha sorpreso, ha fatto punteggio, così come anche la Roma che ha fatto due vittorie, quindi è anche avvincente, una bella sfida avvincente in ottica salvezza, dove veramente può accadere di tutto. Probabilmente, guarda, non saprei neanche dirti la squadra che vedo più avvantaggiata. Ti direi San Donato, ti direi Metanopoli, io non credo che, a meno poi di smentite clamorose ovviamente, però credo che una squadra che sulla carta possa avere qualcosina in più anche in termini di esperienza. Abbiamo visto la partita che ha fatto col Posillipo nel girone alla Scandone, però poi sai, è andata a perdere a Firenze, allora ecco, in una situazione di normalità, perso ovviamente con la Roma, in una situazione di normalità, in una situazione di diciamo valori normali, ovviamente mi riferivo alla Roma, non a Firenze, alla Florentia, certo. In una situazione di normalità, vedendo soltanto i valori sulla carta dei giocatori, ti direi che Metanopoli potrebbe salvarsi tranquillamente, però poi c'è da mettere Pietro anche il discorso del fattore campo, è vero che non ci sono, non c'è pubblico, però giocare al Foro Italico, dove c'è il problema che da un lato si tocca, oppure giocare a Firenze, alla Nannini, campo ostico,
per eccellenza, no? In Italia è uno di quei campi caldi, ostici, dove vincere è difficile. Il Posillipo l'ha spuntata alla fine, no? Nel girone regular season. Sicuramente San Donato su questo è svantaggiato, perché... esattamente, perché sì, alla Corsi, ok, però è una piscina nuova anche per loro, non è la piscina di casa, non è il fortino di casa per San Donato. Andare a giocare a Foro Italico e fare punti, o alla Nanini e fare punti, è complicato, obiettivamente. Bene, questa è la panoramica sulla parte retrocessione, sulla pool salvezza. Invece in su che cosa si respira? Cioè quando ci saranno gli scontri importanti? Gli scontri importanti io penso che a breve ci saranno, adesso ovviamente si sta delineando la griglia anche per i due gironi. Intanto si è giocato sabato a Salerno tra Brescia, tra i padroni di casa della Renantes e il Brescia di Sandro Bovo. Ha vinto agevolmente il Brescia, e direi che probabilmente da un lato se la giocheranno, credo, Telimar e Posillipo. Il Recco ovviamente è già qualificata, parlo del girone del Recco, poi . Ci sarà un discorso tra Telimar e Posillipo anche dopo le proteste, no, in casa posillipina nella gara d'andata proprio contro i siciliani. Poi il ritorno, che dovrebbe essere proprio l'ultima giornata a inizio maggio alla Scandone, il Posillipo ospiterà il Terimar, e lì si deciderà, secondo me, tranne che il Posillipo o il Telimar non lascino punti contro il Trieste. Tra l'altro dopodomani si giocherà la Scandone Posillipo Pro Recco, certo, partita dovrebbe essere senza storia, però ovviamente vedremo. Sempre bello vederla giocare. Assolutamente, poi vanno giocate tutte, ricorderai sicuramente un po' un Latina Pro Recco 11 pari o un Acqua Chiara Pro Recco 9-6 per l'Acqua Chiara, quindi poi le partite vanno sempre giocate. Dall'altro lato invece Brescia secondo me fa campionato a parte come Recco, e poi ovviamente l'incognita è Savona o Ortigia. Al momento il Savona è avanti di 3 punti, quindi si deciderà tutto sicuramente a fine aprile, quando i liguri di Angelini andranno a Siracusa, alla Caldarella. Lì ovviamente il vincitore di quella sfida farà play-off. E poi anche vedendo la situazione a differenza reti sarà proiettato alle semifinali. Certo. Senti, a proposito di Sicilia, a proposito della Caldarella, mi viene in mente Campagna. Che si dice con la nazionale, visto che queste Olimpiadi sembra che per il momento vengano disputate? Sì, no, dovrebbero essere disputate. Ho letto oggi un articolo, adesso non ricordo su quale quotidiano, ma una dichiarazione del sottosegretario allo sport Vezzali, Valentina, che rassicurava gli atleti e le selezioni nazionali che tutti i componenti dei gruppi sportivi italiani che andranno poi a Tokyo saranno tutti vaccinati, quindi questo sarà sicuramente una sicurezza, darà sicuramente maggiore tranquillità all'ambiente. La nazionale prosegue il suo lavoro, immagino, adesso credo a breve si rincontreranno, si rivedranno. Penso che Campagna chiaramente appena già sta programmando il maxi collegiale di fine campionato, perché una volta che terminerà la stagione con l'assegnazione dello scudetto poi ci si blinderà in questo maxi raduno poi fino a fine periodo, in cui dovrà comunicare poi i convocati per Tokyo. Quindi ci sarà un maxi raduno con diverse scremature, intanto per quanto si potrà si faranno dei tornei ovviamente in cui magari il commissario tecnico li vedremo, ma soprattutto in Sicilia credo che ne faccia uno, insomma, sfruttando Sicilia, il clima. Sono abitué in Sicilia, quindi sicuramente saranno lì. Intanto poi c'è da dire che prossimo weekend si gioca la Champions, quindi
anche magari il CT osserverà un po' i giocatori del Settebello impegnati nella competizione, nella massima competizione continentale per club, potrà avere un segnale ulteriore dell'attuale stato di condizione dei ragazzi. Certo, quindi ricordiamo, la Champions la settimana prossima è la fase intermedia o a finale, no? Sì, è un'altra fase intermedia, sì, assolutamente. Dopo il forfait di Hannover, per quanto riguarda la Final Six, è un'altra fase intermedia, sempre Ostia e Budapest, a Ostia Siracusa e Recco, a Budapest il Brescia, come sempre, ormai è un meccanismo, una formula che devo dire sta funzionando, ha funzionato, e quindi si proseguirà. Sono sicuro che il CT sarà veramente interessato, anche perché poi, diciamocela tutta, mancano pochi mesi, quindi bisogna adesso... In pratica due, perché poi a luglio c'è l'Olimpiadi. Sì, siamo tutti un po' curiosi di capire che cosa accadrà con Tempesti, perché... A proposito di Tempesti, non mi ricordo bene, c'era una volta una regola che diceva che andavano in 12, toglievano un portiere, cioè non ho capita bene, perché qui nella pallanuoto ci sono sempre le trovate dell'ultimo momento. Come funziona? Andranno in 13 o andranno in 12? No, dovrebbero andare in 13, si paventava l'ipotesi addirittura delle 11 convocazioni, devo dire, non mi risulta, però c'era questa voce, può essere che sbagli ovviamente, però abbiamo tempo due mesi per saperlo, ma era solo per renderci conto il difficile compito di campagna se riducono i giocatori. Era stato proposto dal CIO per un discorso di parità con la pallanuoto femminile, parità a livello di condizioni, di sesso eccetera eccetera, perché nella femminile c'erano meno squadre e volevano e quindi ovviamente meno giocatrici, volevano abbassare il numero dei giocatori e delle giocatrici per le varie selezioni, però portare in egual numero il totale delle squadre sia in campo maschile che in campo femminile, ma credo che non accada. Io spero che i numero dei giocatori resti inalterato e si portino le ragazze, non capisco per quale motivo debbano abbassare comunque il numero dei giocatori. Aumentate di due squadre il torneo femminile e diminuite gli accompagnatori. Casomai. Sì, ci sono effettivamente una gita. Va bene, grazie. Alla prossima e vediamo se riusciamo nel mese di maggio, COVID permettendo, a incontrarci. D'accordo? Un abbraccio. Ciao, ciao. Vai a chiudere. Allora, Pietro, che vogliamo dire per chiudere questa trasmissione? Campionato che si avvicina... Allora, siamo in conclusione della prima fase, ma diciamo che ci siamo abituati a giocare ogni 15 giorni, quindi a parlarne ogni 15 giorni. D'altra parte, i costanti casi obbligano ad avere dei tempi di recupero, e quindi dobbiamo dire che nel frattempo è importante, come io lo sto ripetendo anche nel basket, che si è giocato, perché avere un altro anno senza campionato sarebbe stata probabilmente la morte sicura di questo sport come di tante società, come sta accadendo in altre situazioni. Ora sembra che mentre parliamo stiano parlando di riaperture e di altre cose, però staremo a vedere. Resta il fatto che la cosa più importante è quella dell'arrivo dei vari vaccini, e quindi prima o dopo, almeno per questa stagione, dovremo chiudere. Poi se bisognerà rifarlo, come io credo, lo vedremo nel futuro. Nel frattempo però forse sarebbe il caso di cominciare a pensare, io so che per la pallanuoto è troppo presto, a un po' una formula un po' diversa, perché quello che manca è il confronto fuori regione, invece così diciamo si gioca quello che già giochi a livello under 20 o under 18, insomma sempre le solite squadre, solite facce. Meglio che niente, ma perpetrarlo sarebbe scellerato. In vista della prossima stagione cercare di tornare alla normalità. No, inventarsi cose diverse, va bene giocare a 6, ma magari già mischiati. Cioè, io dico, non è che se uno fa due trasferte o tre trasferte che ci sono dei grossi problemi, no? Se ne incomincia a fare da subito e poi rimischiare ancora, perché qui non si incrocia più nessuno. Cioè, mentre prima tu avevi un riferimento su 12 squadre, oggi ce l'hai su 6, ma 6 più 1,
quella del playoff o del playout per la maggior parte delle situazioni. Quindi io credo che, sapendo che la pandemia c'è stata, la pandemia probabilmente ci sarà, studiare una formula che preveda con tutte le cautele del caso anche un maggiore confronto all'interno del panorama nazionale e non regionale. Questo è quello che manca secondo me in questa annata. Detto questo, buona pallanuoto, ci vediamo a fine aprile con i risultati dell'ottava giornata e faremo anche un po' delle classifiche, perché lì mancheranno poi solo due turni e quindi capiremo quale scontro diretto può influenzare la promozione o la retrocessione, sapendo che questa è una formula che prevede che la seconda fa il playoff e la terza fa il playout, il che mi sembra molto strano, ma comunque questo è. Arrivederci. Buona serata.